L'obiettivo della nostra lista è l'unità, che va oltre i colori, ma che si schiera dalla parte del territorio. A dirlo Alberto Borsari, candidato alla presidenza della provincia, che oggi nel tardo pomeriggio a Sabbioneta ha presentato lista e programma per le elezioni del 18 dicembre. Una scelta non casuale, quella della città di Vespasiano, la cui maggioranza consigliare sostiene Borsari, ma non ha propri rappresentanti in lista. Incontrando il candidato a latere della presentazione, parliamo di infrastrutture e Borsari ricorda come terzo e quarto lotto della Pope, gronda di Viadana e tangenziale di Goito, opere condivise da tutti gli amministratori del territorio e dalla regione, saranno senz'altro importanti, ma a queste vanno aggiunte l'autostrada Mantova-Cremona e il Tibre. Le infrastrutture devono farci superare l'isolamento, ma essere anche sostenibili, ed ecco che Borsari indica dunque come prioritario il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria. A proposito di Mantova-Cremona e Tibre, gli chiediamo però, ha senso continuare ad insistere su due autostrade di cui si parla rispettivamente dal 2003 e dal 1974 e che nonostante le tante promesse sembrano ferme al palo? Ma in effetti quando si parla di infrastrutture che sono così vetuste nei pensieri della gente, il rischio è che diventino anche anacronistiche, perché poi quelli che sono le necessità si modificano nel corso del tempo. È per quello che sulla Mantova-Cremona bisogna assolutamente chiudere definitivamente la partita, perché è una cosa veramente che rischia di penalizzarci oltremodo. Quindi diritti verso l'obiettivo e risolvere la questione veramente in poco tempo. Per il Tibre c'è stato un accordo fondamentale controfirmato alcuni mesi fa con tutte le province limitrofe che sottolineo l'importanza di quest'opera, ma quantomeno il primo tratto va assolutamente fatto subito, quello che prevede la realizzazione del ponte di Casalmaggiore. Quindi se proprio non riusciamo a realizzarlo tutto, perché è inutile continuare a parlare di progetti di 50 anni fa, però quantomeno i tratti strategici vanno immediatamente realizzati. Altro tema, l'ambiente. L'inquinamento ovviamente è un problema che riguarda non solo Mantova, ma tutta la pianura padana e andrebbe quindi affrontato su vasta scala. Da dove partire dunque? Borsari, pensate al proposito alle opportunità date su questo fronte dai fondi del PNRR, ma richiama anche alla concretezza, ai progetti da sviluppare per poter avere i fondi. Ti chiediamo dunque, se fossimo al 19 di dicembre, per intercettare i fondi del PNRR, quali sarebbero le priorità? Sappiamo bene che i fondi del PNRR non possono essere spesi in tutte le direzioni, quindi è bugiardo dire che possono essere spesi per infrastrutture stradali, ad esempio. Però su cosa si possono spendere? Ad esempio sul miglioramento della rete ferroviaria. Noi abbiamo alcune reti ferroviarie che sono ancora come quelle del 1800 e che penalizzano decisamente il trasporto sul nostro territorio e impediscono anche un trasferimento del trasporto da gomma a rotaia. Pensiamo all'elettrificazione della Suzzara-Ferrara, per citarne una, o della Brescia-Parma, l'unico binario che attualmente è presente nel collegamento tra Mantova e Cremona. E poi c'è l'altro tema finanziato dal PNRR, che è quello della navigazione fluviale, di cui anche in questo caso Mantova avrebbe estremamente bisogno. Pensiamo all'idrovia naturale, che è quella del fiume Po, e l'importanza collegato a questo di Valdaro e, da ultimo, ma non ultimo, grazie a un miglioramento della navigazione, anche finalmente il riconoscimento di ZES o ZLS, quindi zona logistica speciale o zona economica speciale, che tanto attendiamo e sulla quale tutte le associazioni di categoria hanno puntato tantissimi dei loro obiettivi.